credo un po' di tutta la zona, particolarmente lì, perché la gente da lì va a lavorare da un'altra parte, non è che ci siano attività produttive, sono cambiati i ritmi di vita, sono cambiate le abitudini, per cui già quelle attività produttive erano in sofferenza. La gente si ferma più a comprare dove va a lavorare, che è più difficile che acquisti lì il luogo. Credo che questa situazione sia un po' troppo catastrofica e quindi dico ben venga la 429 e dico anche che la riqualificazione della zona passerà e passa sicuramente attraverso il parcheggio, che consentirà di togliere le macchine dalla strada, forse non tutte è vero, ma in parte sì, e credo anche parte dalla riqualificazione della Casa del Popolo, che è veramente uno dei centri di accoglienza oggi della zona, tra l'altro è una di quelle nelle quali i giovani maggiormente è frequentata maggiormente dai giovani, e credo sia uno dei punti di ritrovo importanti. Non gli viene consentita una speculazione edilizia perché non ci vengono costruiti appartamenti, ma la costruzione è una costruzione di tipo sociale e associazionistico, per cui ecco, credo che questo sia importante. Penso che non dovrà venire la Coop da un'altra parte a portare il pane, perché insomma ci si muove un po' tutti, la coppina come si dice c'è, quindi credo che il servizio lo mantenga, per cui credo, Baroncelli, alla tua previsione catastrofica penso proprio che non sia avverabile. Non vivi in quella situazione, non vivi in quelle frazioni, e quindi credo non tu sappia quello che la gente vive e sopporta da anni. Io parlo delle persone, parlo anche delle attività produttive. Credo che forse si riqualificheranno con la strada nuova, perché chi rimane lì, le attività che rimarranno lì, come ora, servono esclusivamente le persone del posto, non servono persone che vengono da altre zone per fare gli acquisti. E quindi questo forse sarà più consentito, perché la gente andrà a piedi invece di andare in macchina. Credo anche che sia più sicura e che forse uscirà più di casa. E Gaccione, prego. Sì, solo per annunciare il nostro voto favorevole, siamo di azione di voto, vero Presidente? Per annunciare il nostro voto favorevole e per, come dire, ribadire in qualche maniera quello che ha detto anche il consigliere Morini, perché questo è veramente un atto di coraggio, che ci richiama, scusa Baroncelli, che ci richiama alla storia del movimento che ha creato e costruito le Casse del Popolo, con persone, uomini, donne, lavoratori che sulle proprie forze si sono costruiti luoghi di aggregazione quando da nessuna parte gli venivano messi a disposizione, che se le sono viste distrugge, se le sono viste buttate giù, appiccolate, incendiate durante l'epoca di fascismo, e che dopo l'hanno ricostruite insieme al paese. Ora vedete, in un territorio, in una frazione che con il suo fare fiorentineggiante i Baroncelli di Leggia, è bene si sappia che si è preferito fare operazioni diverse rispetto ad altri luoghi dove magari, e qui devo introdurre una nota di critica agli amici che ora si chiamano del Partito Democratico, si è preferito farle entrare in delle fondazioni e poi magari liquidarle perché c'era da coprire o c'era da risolvere qualche problema. Ecco, a Fontanella, come anche a Sant'Andrea, questo non avviene, e non avviene in un posto, in un luogo dove è importante che ci siano, perché se non ci fosse queste,
sarebbe anche, questo è anche forse no, un'operazione lungimirante, ci sarebbe anche molti più problemi anche da un punto di vista sociale. Anche da un punto di vista sociale, perché le decine di anziani che frequentano questi luoghi, queste case di popolo, io ve le vedete dove andrebbero, vanno anche alla chiesa, perché quella frazione è un luogo dove c'è molte attività che sono fatte sia nella parrocchia che nelle due case del popolo. E molto, e qui una nota di ritira al comune, pur apprezzando questo atto, va fatta, perché molto probabilmente dovrebbe venire a conoscere un po' meglio quello che ci succede, le attività di vero volontariato che ci sono in quella frazione, di vero volontariato, decine e decine di bambini italiani e non italiani che vengono, per esempio, quali viene fatto un servizio di doposcuola totalmente gratuito e totalmente volontario, come altre iniziative viene fatto durante l'anno in collaborazione con tutte le strutture laiche e religiose. No, voglio dire, sempre sulle questioni della questione dell'immigrazione, il consigliere Idrissa è stato invitato a una di queste, per esempio, un altro esponente delle comunità straniere della nostra area. Sono tante le attività che vengono fatte e per far questo ci vuole spazio, ci vuole luoghi, e questo è un luogo. Ci verrà fatto anche il ballo liscio, certamente, come ci verrà fatto il teatro, ci verrà fatto il cinema, sarà il luogo della creazione dei ragazzi, dei giovani. Quindi voglio dire, non vedo che ci sia molta ironia da fare, specialmente in un momento in cui questo governo sta disgregando il paese e gli avvenimenti di Rosarno oggi, che abbiamo discusso, che abbiamo affrontato, ce lo stanno a testimoniare. È uno degli aspetti fondamentali, e i luoghi di aggregazione sono fondamentali da questo punto di vista. Grazie. Solo dichiarazione di voto. No, sono cinque. 5. No, 5. Non da zero perché è complicatissimo, ma 5. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No, per ultimo. Allora, 28 votanti. Dichiarazione di voto, prego. Penso sia evidente che noi voteremo a favore di questa osservazione del parere dell'ufficio, però vorrei andare un attimino oltre alle osservazioni fatte sia da Tempestini che anche da il consigliere Paolo Gaccione, perché non si deve pensare, secondo noi, che un parcheggio risolva la questione Fontanella e che un cambio di destinazione che si trasforma da una zona residenziale privata a un'attrezzatura e servizi a scala comunale di quartiere risolva il problema della frazione. Se è vero, e penso sia vero, che ci sono tante attività veramente sociali, di aggregazione, di coinvolgimento di tutte e due le frazioni in qualcosa che forma una comunità, in una situazione oggettivamente fragile, fino adesso è una situazione fragile, perché non ce ne dimentichiamo che è una situazione fragile sia per quanto riguarda le infrastrutture, sia per quanto riguarda la viabilità e collegamenti proprio anche mobili, nel senso, quindi ci sono queste criticità. Io credo che potrebbe essere una prova di laboratorio, di progettualità a tutte le caratteristiche per fare delle sperimentazioni, sia a livello di esempio, perché non ci dimentichiamo che fa parte di una rete Fontanella, perché Fontanella è un elemento adesso finale del nostro comune, però è collocato a livello naturale anche nelle immediate vicinanze, perché è più l'idea della lontananza, per esempio per il centro storico di Monterappoli, che può diventare un sistema di esempio per altre frazioni. Io credo che il comune, l'amministrazione, la giunta
ci debba investire in questa frazione, perché è una frazione che ne ha toccate tante, che ha subito tanta...